data da non dimenticare e che resterà incisa nelle pagine buie della storia della Sicilia. Stiamo parlando della strage di Capaci, dove persero la vita in un attentato mafioso il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morbillo e tre agenti di scorta, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo. Da quel tragico pomeriggio di sabato 23 maggio del 1992 tutta l'Italia fu scossa dalla tragica notizia. Da subito sono state messe in campo tante iniziative per celebrare il nome del giudice ammazzato dalla mafia, poiché rappresentava un ostacolo per il malaffare criminale. Commemorazioni ed intitolazioni vengono fatte praticamente in tutta Italia per non far mai dimenticare e soprattutto far conoscere alle nuove generazioni il nome di Giovanni Falcone. A Biancavilla, nella primavera del 1992, era stata inaugurata in pompa magna una bambinopoli posta all'incrocio tra il viale Europa e la via Giacomo Matteotti nel quartiere Spartiviale. La cerimonia all'epoca vide la benedizione da parte dell'allora parroco della vicina chiesa San Salvatore, Don Salvatore Castellano, ed il successivo taglio del nastro da parte del sindaco Carmelo Nicolosi. Una bambinopoli che però non aveva un nome e quindi sempre nel 92 l'amministrazione comunale di Biancavilla decise di intitolare quello spazio al magistrato, all'eroe. Diventa quindi piazza Giovanni Falcone. In seguito, in estate, la mafia compie la seconda strage, sempre a Palermo e precisamente in via D'Amelio, dove in un attentato, il 19 luglio, persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, Catalano, Loi, Limuli, Cosina e Traina. A Biancavilla, su iniziativa dell'Associazione Europa 2000, il 2 novembre, per ricordare i due magistrati Falcone e Borsellino, fu collocata una targa commemorativa posta nel muro perimetrale del campo sportivo. A benedire fu Don Salvatore Nicoletti nel corso di una semplice cerimonia con la scopertura della lapide, dove incisa la scritta «Con riconoscenza a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, magistrati, vittime della mafia». E noi vogliamo che questa occasione sia una rivoluzione, comincia ad essere una rivoluzione nella testa della gente. Capire che la mafia, capire che la delinquenza non fa gli interessi della gente, anzi combatte gli interessi della gente, mette in negativo le città, la città nostra non fa sviluppare il turismo, non fa sviluppare l'economia, è un handicap che bisogna togliere, bisogna vivere in una civiltà molto tranquilla, in cui questi fatti delittuosi, questi fatti debbono essere tralasciati, buttati dietro le spalle, perché queste comunità si possono finalmente liberare e sviluppare. Passano gli anni e si susseguono le amministrazioni, ma il ricordo ancora resta vivo nelle coscienze di tutti. Il 19 gennaio del 1995 nella piazza venne collocato un busto bronzeo, opera del compianto artista adranita Giovanni Randazzo, su una colonna in pietra lavica. A svelarlo è stato l'allora sindaco Pietro Manna. È un simbolo chiaro e netto della volontà che noi abbiamo di fare battaglia, di combattere la criminalità organizzata e la mafia. Abbiamo scelto di parlare e di far intervenire i giovani perché il segnale deve essere netto. Vogliamo assieme ai giovani estirpare questa pianta e questo cancro dalla società civile. Collocato in un'aiuola anche un albero di carrubo come simbolo della lotta alla mafia. A partecipare alla cerimonia anche una rappresentanza degli studenti delle scuole dell'obbligo della città. Letti dai ragazzi su un palco allestito per l'occasione alcuni passi sui principi base della società e sul rispetto della legalità. In un clima particolarmente rigido, presenti alla manifestazione tra gli altri Enzo Guarnera, presidente della Commissione regionale antimafia, il sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Catania Mario Amato e le autorità civili e militari. Dottor Amato, quanto è presente ancora Giovanni Falcone nella magistratura? Giovanni Falcone è molto presente, Giovanni Falcone è presente nella misura in cui è per noi sicuramente un simbolo di come, cosa vuol dire combattere la mafia quando della mafia non si aveva consapevolezza. E io credo appunto che sotto questo profilo l'esempio, la strada percorsa di Giovanni Falcone deve essere a noi
di aiuto, ma non a noi magistrati o a noi forze dell'ordine, dico a noi tutti i cittadini, perché adesso abbiamo preso tutti consapevolezza del problema e quindi ci troviamo sostanzialmente una strada spianata verso quello che potrebbe essere diciamo un ritorno alla legalità, che è l'unica condizione per poter combattere il fenomeno mafioso in modo serio. La piazza col tempo vide la collocazione del secondo busto realizzato dall'artista biancavillese Salvatore Mazzone, quello di Paolo Borsellino, con tanto di cerimonia di scopertura avvenuta il 19 luglio del 2010 in ricordo del 18° anniversario della strage di Via D'Amelio. La svelata avvenne da parte del sindaco di Biancavilla Giuseppe Glorioso alla presenza delle autorità civili, militari, religiose, con il prevosto Agrippino Salerno e i cittadini. Deposta una corona d'alloro tra le due colonne di Falcone e Borsellino, unite da un'epigrafe, come nella vita e nella carriera di magistrati, uniti da un destino crudele per un ideale di giustizia e legalità.